Allora, vediamo un attimo insieme la rappresentazione grafica di queste funzioni e facciamo anche delle considerazioni sulle costanti di tempo. Nel primo caso, lambda reale con indice unitario, modulo elevato a lambda t con lambda maggiore di 0. Tutti quanti adesso, tutti i grafici saranno a sinistra la posizione della tua valore sul piano complesso e a destra l'andamento nel tempo. Quindi elevato a lambda t con lambda maggiore di 0 parte dal valore 1 e diverge. Elevato a lambda t con lambda uguale a 0 è una funzione che vale sempre 1 per ogni valore del tempo. E poi elevato a lambda t con lambda maggiore di 0 a questo punto è, diciamo, un modo che converge a zero, anche detto asintoticamente stabile, e su questo possiamo ricordare delle considerazioni che voi già avete fatto. La funzione dal punto di vista, diciamo, del suo andamento analitico è questo. Dal punto di vista dell'interpretazione come per i sistemi dinamici, si fa un'osservazione, e cioè si individua in un tempo che può essere 3, 4 tau, che è pari al valore di meno 1 su lambda, un istante di tempo oltre il quale il modo si considera praticamente estinto, cioè praticamente uguale a zero. Dal punto di vista ingegneristico, io ho un modo che, diciamo, ha passato 4 tau, lo posso considerare uguale a zero. Ora, tau, dal punto di vista grafico, è anche il valore in cui la tangente nell'origine intercetta l'asse dei tempi, per cui la posizione del tuo valore è legata chiaramente con meno 1 su tau, meno 1 su lambda al costante di tempo. La costante di tempo è il valore, diciamo, di questa intercetta della tangente nell'origine con l'asse delle ascisse, che quindi è l'asse dei tempi, e 4 tau è il valore nel quale consideriamo estinto il modo. Per cui è chiaro che la posizione del tuo valore nel piano complesso assume un significato molto importante dal punto di vista della informazione sui tempo che contiene, quindi diciamo, il tempo col quale il modo associato converge a zero. Quindi qui io ho semplicemente poi fatto un disegno in cui ci sono due autovalori, uno rosso e uno blu, per farvi toccare con mano il fatto che buttare gli autovalori a sinistra oppure verso meno infinito significa avere dei modi più veloci, più rapidi, perché chiaramente aumenta il valore assoluto, quindi diminuisce il meno 1 su, quindi 1 su lambda diminuisce, quindi questo è tau, e chiaramente il modo associato all'autovalore rosso va a 0 in maniera abbastanza più veloce rispetto al blu. In realtà la costante di tempo, poiché diciamo vedremo dopo col tempo discreto di fare qualche considerazione un po' più puntuale su questo. Ok. Adesso, cosa succede se io ci metto un t davanti? Quindi lambda reale con indice doppio. Il modo è t per elevato a lambda t. In questo caso, banalmente, andava, diciamo, divergeva prima, adesso è il prodotto di due funzioni convergenti, continua a divergere. L'unica differenza è che parte dal punto 0, per cui per t uguale a 0 questa vale 0. Il modo t elevato a lambda t invece è un modo che evolve in maniera, questa è una retta, diciamo, è una retta, è la variabile è t, perché elevato a lambda t vale 1, per cui ho semplicemente disegnato t in questo plot. Va bene? E questo poi è il modo corrispondente a un lambda reale con indice doppio con lambda minore di 0. Quindi a questo ci associamo t per elevato a lambda t. Per esempio, questo, se noi non avessimo fatto
almeno diciamo sfiorato oppure semplicemente introdotto l'esistenza della forma di Jordan, questo dall'analisi modale non sarebbe uscito da nessuna parte. Va bene? Per cui sapere che esiste una forma diciamo di diagonalizzazione che generalizza quella che abbiamo studiato ci consente almeno di sapere che esiste questa possibilità, la possibilità che poi si arrivi a questa e poi t elevato alla t. Ok, quindi parte da zero, la funzione t è una funzione divergente, la funzione e elevata alla lambda t è una funzione convergente. Ricordo qualcosa sullo studio dei limiti che ho fatto in analisi, la funzione esponenziale è dominante rispetto a quella polinomiale, per cui quando va all'infinito quelle dei due che comanda è elevata a lambda t e quindi il modo va a zero, converge a zero. Quindi parte da zero, c'è una prima fase in cui il contributo di t la fa crescere più di quanto non la faccia decrescere elevata a lambda t, poi dopo invece converge a zero. Ok. Vediamo, lambda complesso con indice unitario ha un modo associato che è elevato ad alfa t omega t con alfa maggiore di zero. Ok, ma alfa maggiore, quindi qui ci sono, diciamo, i due autovalori associati, perché è chiaro che per avere questo tipo di modo io devo avere due autovalori associati. E poi se ho questo, cioè pure l'altro, però ci fermiamo a questo. Elevato all'alfa t per coseno omega t, questi sono gli autovalori. Alfa è la parte reale, omega è la parte immaginaria. E allora che cosa ho? Beh, ho un andamento che è, diciamo, sinusoidale, che è dato dal coseno di omega t, e chiaramente quanto più è alto omega, tanto più sono vicini i picchi della funzione sinusoidale, e poi ho un inviluppo che è disegnato in grigio qui, che è dato da e elevato ad alfa t. Per cui se voi vedete, gli estremi della funzione sinusoidale toccano l'inviluppo. Bene, ovviamente il seno, il coseno, seno vanno da meno 1 a 1, quindi questo cambia di seno. Ok, divergente. I sistemi dinamici che studiamo noi non sono divergenti, perché raramente troviamo un'applicazione ingegneristica in cui ci interessi avere un sistema che è instabile al ciclo chiuso. Poi, elevata ad alfa t coseno di omega t, di fatto, questo è la funzione coseno, sto disegnando un coseno, va bene? Questo ho fatto, niente più niente di meno che un coseno, perché alfa vale 0, quindi elevato alfa t vale 1. Qui disegno 2 elevato alfa t coseno di omega t, quindi diciamo due coseni, per un valore diverso della omega, e vedo che la omega è chiaramente legata alla, tra virgolette, alla frequenza, no? Alla pulsazione. Quindi quando vado con le omega più basse in modulo, io diciamo ottengo dei coseni che sono più distanziati. Queste mi sono più distanziate nel tempo, cioè con frequenze più basse. Adesso elevato ad alfa t coseno di omega t con alfa minore di 0, a questo punto io ho il contributo di un modo convergente che abbiamo già studiato e poi di un qualcosa che gli fa cambiare, che lo modula fra meno 1 e 1. Per cui questo è l'andamento della funzione e c'è sempre l'inviluppo grigio in cui diciamo solamente gli estremi toccano l'inviluppo. Quindi la costante di tempo, se volete, cioè quando è che questo modo si può considerare estinto, posso considerare fare le stesse considerazioni che ho fatto prima, riferite solo all'inviluppo, va bene? Per cui alfa, cioè la parte reale, contiene l'informazione sulla velocità di convergenza del modo, ossia sulla costante di tempo. Qui, diciamo, c'è un paragone fra due modi che hanno la stessa parte reale ma diversa parte immaginaria per farvi un po' toccare con mano il discorso sulle oscillazioni, saranno oscillazioni, diciamo, quando si parla di risposta indiciale, ma il concetto, diciamo, del contributo di coseno di omega t. Va bene? Quindi questo qui che è più vicino all'asse delle ascisse ha, diciamo, un andamento che è più dolce, meno il contributo frequenziale più basso.
Così come se io vado a disegnare invece due autovalori che hanno la stessa parte immaginaria, ma hanno diversa parte reale, beh, a questo punto io devo osservare che devo disegnare due inviluppi diversi. Va bene, chiaramente quello rosso va a zero più velocemente di quello blu perché la sua parte reale è più piccola, oppure devo dire modulo più grande, o devo dire più spostata a sinistra rispetto a quello blu. Il coseno di omega t significa che è lo stesso omega per scelta, quindi questo significa che toccano, diciamo, gli estremi relativi sono gli stessi, negli stessi istanti di tempo. E poi, diciamo, ho fatto questo disegno che si trova in quasi tutti i libri di testo, che in una sola pagina racchiude tutte quante le casistiche che abbiamo visto. Per scelta, se vedete qua, c'è il modo che è complesso, non c'è il suo coniugato solo per una questione grafica, va bene, perché tanto lo sapete che c'è il coniugato e questo è il modo associato. Quindi qua c'è esattamente quello che abbiamo visto, semplicemente riprodotto in una sola pagina, e questo qua è la stessa cosa con l'indice doppio, va bene? Per cui, diciamo, possiamo capire. Allora, sia quando noi andiamo a progettare un sistema di controllo in spazio di stato, che faremo più tardi, noi metteremo gli autovalori da qualche parte. E quindi noi adesso possiamo intuire dove li voglio mettere gli autovalori in base a quello che voglio in uscita come forma d'onda. Ovviamente avrò delle specifiche numeriche, però qualitativamente adesso lo possiamo anche capire. Poi noi faremo anche delle tecniche in cui che vengono, diciamo, con un approccio, se volete, un po' meno da teorie, da controlli automatici, da teorie sistemi, ma da comunità vicine, in cui il concetto di costante di tempo, è meno approfondito, ma che implicitamente assegnano degli autovalori. E quindi è bene capire che cosa succede anche da una prospettiva un po' più sistemistica, che è quella che facciamo noi. In particolare vi ho preparato una lezione che veniva, diciamo, da un progetto d'esame, che veniva da proprio un caso, come si dice, di vita vissuta, cioè una situazione che ci è capitata durante un progetto di ricerca, e vi faccio vedere una serie di possibili errori, possibili in realtà, errori effettivamente compiuti da dei ricercatori che non avevano nessuna base, diciamo, di controlli, erano puri informatici e quindi avevano anche poca fisica nel loro background, fisica e matematica, che hanno avuto delle, diciamo, delle conseguenze abbastanza drammatiche. E per cui conoscere queste cose ci aiuta anche quando noi andiamo a implementare degli algoritmi che non sono apparentemente proprio, no, la legge di controllo che viene controlli automatici. Ok, adesso, vabbè, interrompo la registrazione un'altra volta e vi chiedo di fare questi disegnini. Quindi sono un po' di più adesso se guardate, e poi facciamo delle considerazioni con le costanti di tempo. Ora quasi siamo nel tempo discreto, dobbiamo fare molta attenzione al concetto di costante di tempo e finiamo. Quindi una decina di minuti su questo vi lascio.